Alleluia, gloria a Dios, benedetto il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore vi benedica, carissimi fratelli e sorelle. Amen. Che vi collegate e che ascolterete anche dopo. Alleluia, anche su YouTube. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore benedica tutti quanti voi. Nel nome di Gesù Cristo che vi dia la pace soprattutto, amen, la pace nel cuore, alleluia, perché chi non ha la pace non ha il Signore, chi non ha la pace non appartiene a Cristo, perché i figli di Dio, alleluia, sono per la pace, amen, sono di pace, gloria a Cristo. Della gloria, il Signore vi benedica tutti quanti voi, fratelli e sorelle che siete in diretta. Amen. Gloria a Dio, vi saluto nell'amore del Signore, ma soprattutto vi chiedo di condividere il video, questa riflessione che ora farò per la gloria del Signore. Amen. Ogni cosa è per la gloria del Signore. Questa riflessione è dal tema, fratelli e sorelle, il Signore ci difende dalle bugie e accuse del diavolo. Amen. Gloria al Signore. Il Signore ci guida in questa diretta. Vogliamo prima pregare per iniziare questa breve riflessione nel nome del Signore Gesù Cristo. Io voglio pregare prima di iniziare la diretta. Amen. Grazie, Signore. Veniamo davanti a te, Re di gloria, Padre eterno, nel nome di Gesù Cristo. Signore, veniamo davanti a te. Signore, ti prego, guidami in questa riflessione, guidami in questo messaggio. Padre, nel nome di Gesù Cristo, che Signore sia guidato da te questo messaggio, Padre, che viene da te. Nel nome di Gesù Cristo, guida la mia bocca, apri tu la mia bocca, Padre. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, benedici i miei fratelli, benedici le mie sorelle, Signore, benedici la tua parola. Padre, benedici, alleluia, oh gloria al tuo nome, Signore, alleluia, benedici la tua parola che esce nella mia bocca. Preparaci, Signore, preparaci. Dacci, Signore, quella rivelazione dall'alto, quella sapienza dall'alto, per, alleluia, Signore, comprendere la tua parola, per comprendere ciò che tu ci vuoi dire, Signore. Signore, ti prego, allontana tutto, Signore, che non viene da te, tutto che viene dal diavolo venga sgridato. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, sgrida le menzogne del diavolo, sgrida le bugie del diavolo, le accuse del diavolo, Signore, che vengono sgridate. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Alibete kerebere bendiri bisato morocotei. Abrete corobotor raba shekanda la basurianda. Alleluia, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Gloria a Dio. Amen, grazie Padre, a te la gloria. Amen, gloria a Dio. Amen, alleluia, carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica. Vogliamo ascoltare un cantico prima di iniziare? Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Cristo della gloria. Alleluia, grazie Padre. Oh, rebete kerebere shibrata. Grazie, Padre. Alleluia. Oh, rebete kerebere shibrata. Alleluia. Oh, grazie, Padre. Alleluia. Gloria a Dio. Scriverò al mio cuore di fidarmi.
Alleluia. Alleluia, grazie Padre. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Bellissimo canto, gloria al Signore. Alleluia. Oh, grazie Padre. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Amen, grazie Padre, alleluia, 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 gloria a Dio, amen, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato il canto, gloria a Dio, ora vogliamo passare a questa riflessione biblica, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù Cristo il Signore ci protegge dalle accuse del diavolo, amen, il Signore ci protegge dalle bugie del diavolo. Perché dico questo, fratelli e sorelle? Perché ci sono, fratelli e sorelle, le furie del diavolo. Il diavolo, dice la parola di Dio, che lui cerca chi divorare. Amen? La parola di Dio dice che le tenebre e la luce sono contrario, fratelli e sorelle. Hanno un combattimento, fratelli e sorelle, le tenebre e la luce. Noi che siamo in Cristo, alleluia, abbiamo la luce. Noi che siamo in Cristo, abbiamo la luce. E al diavolo dà fastidio, fratelli. A Satana, che il Signore lo distrugga, gli dà fastidio. Perché noi abbiamo la luce di Gesù Cristo nei nostri cuori. E il diavolo, fratelli, è furioso. Il diavolo cerca chi divorare, cerca di divorare i fratelli, cerca di divorare le sorelle, accusarle, cose che... Fratelli e sorelle... Amen. A me, fratelli, come dicevo, amati nella grazia, il diavolo... È furioso, il diavolo, fratelli e sorelle, ci vuole condannare. Purtroppo, fratelli e sorelle, vi dico, a me è capitato che una cosiddetta sorella, che purtroppo, amati fratelli e sorelle, lei si è scagliata non su di me, ma su mia moglie. Fratelli e sorelle, una cosiddetta donna, cioè che lei si dice serva di Dio, cristiana, nata di nuovo, che pubblica dei video su YouTube e lei si è scagliata su di me, su mia moglie, che dice mia moglie porta i pantaloni. Ma c'è una menzogna del diavolo, fratelli, voi come potete vedere, come voi sapete,
Mia moglie, gloria a Dio, non porti più i pantaloni per la gloria del Signore, ma porta le gonne. Amen. E questa donna voleva accusare mia moglie, fratelli e sorelle, che mia moglie portava i pantaloni. Cioè, lei ha preso una foto, ora non sono qua a accusarla, a maledirla, no, fratelli, ma sono qua a dirvi che il Signore ci ha difesi, alleluia. Ecco perché ho fatto la riflessione, perché il Signore ci ha difesi dalla menzogna del diavolo, ci ha difesi dalla sua accuse. Amen. Lei diceva che mia moglie portava i pantaloni, che ieri noi eravamo in una riunione biblica, l'altro giorno eravamo in una riunione biblica con dei cari fratelli e mia moglie era seduta sul divano e io ho fatto una ripresa col video. Mia moglie era vestita con una gonna nera e con il pantacollante nero anche. E io prendendo mia moglie, ho preso anche mia moglie e l'ho pubblicata su YouTube. Gloria a Dio, come io pubblico, fratelli e sorelle, anche i video su YouTube per l'edificazione dei fratelli, per l'edificazione spirituale. Gloria al Signore, come faccio dirette su Facebook qua, li pubblico anche su YouTube. Ho un canale YouTube, per chi ancora non lo sa, Bruno Abruzzese, e io ho pubblicato quella diretta che avevamo fatto, io ho ripreso anche mia moglie. Lei cosa ha fatto? Si è scaricato il video, è andata a vedere il video e ha fermato il video su mia moglie e lei ha scattato la foto e si è presa la foto e lei ha fatto un video, l'ha pubblicato su YouTube, che Dio la perdoni, e lei, fratelli e sorelle, ha detto che mia moglie portava i pantaloni, ma fratelli, non è vero. Grazie a Dio che c'erano anche i testimoni, c'erano due fratelli che si chiamano Arben, Zaka e Oscar Orozco. C'erano due fratelli, grazie al Signore, che loro poi sono intervenuti e hanno detto: guarda, non è vero, la sorella aveva la gonna. Amen. L'abbiamo visto con i miei occhi, il fratello ha testimoniato contro questa menzogna del diavolo, di questa donna che voleva accusare mia moglie che portava i pantaloni. Ecco, fratelli e sorelle, vi sto dicendo come il Signore ci ha difesi, amen. Come il Signore ha difeso mia moglie, gloria a Dio, è intervenuto questo fratello e ha detto: guarda, la sorella aveva la gonna, alleluia. Amen. E quella donna, fratelli e sorelle, cosa ha fatto? È rimasta incantata. Ecco, la bugia è tornata dietro. E forse anche lei mi ascolterà, vedrà questo video. Ma Dio ti perdona, cara Francesca, io ti perdono nel nome del Signore. Mia moglie ti perdona, preghiamo per te. Noi preghiamo per te. Lo so che non sei tu, ma noi preghiamo per te nel nome del Signore. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo per te, cara Francesca Pulvino. Amen. Nel nome di Gesù Cristo che il Signore abbia misericordia di te e ti perdoni. Amen. Spero che vedrai il video. Nel nome di Gesù Cristo, cari fratelli, veniamo a noi. Come dicevo, questa donna si chiama Francesca, voleva insinuare cose che non è vero. Volevo dire bugie su mia moglie, ma grazie a Dio questo fratello è intervenuto, gloria a Dio, e ha detto: guarda sorella, c'ero io, la sorella portava la gonna. Ecco, io vi sto a dire, fratelli, che il diavolo ci vuole accusare, ma il Signore ci difende, fratelli e sorelle. Amen, ve lo dimostro biblicamente. Amen, quella donna voleva sporcare la testimonianza di mia moglie, fratelli. Quella donna, che purtroppo sappiamo chi si è usato di quella donna, voleva sporcare la testimonianza di mia moglie. Ma non ce l'ha fatto, fratelli e sorelle, perché il Signore ci difende dalle bugie del diavolo e dalle sue accuse. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, alleluia, gloria all'agnello, gloria al Signore. Amen.
Alleluia. È fedele con noi, fratelli. Amen. Vogliamo leggere nella lettera di Romani, per la gloria di Dio. Leggiamo alcuni passi biblici, fratelli. Alleluia, nel nome del Signore. Leggiamo alcuni versi biblici che ci confermano che il Signore, alleluia, benedetto il suo nome santo, che lui, fratelli e sorelle, il nostro amato Signore, ci difende, amen, dalle accuse del diavolo e dalle sue bugie. Forse anche a te è potuto accadere, sorella, che il diavolo voleva sporcare la tua testimonianza, che il diavolo voleva sporcare la tua reputazione, il diavolo ti voleva condannare. Forse anche a voi ha potuto cadere, perché come capita a tutti, perché il diavolo, che il Signore lo sguidi, gira, va attorno come un leone, fratelli e sorelle. La parola di Dio dice che lui va attorno come un leone, va attorno come un leone e cerca chi divorare, ma non ci riuscirà, perché colui che è in noi, a me, è più forte di colui che è nel mondo. Vogliamo leggere questo verso, amati fratelli e sorelle, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che si trova in Romani capitolo 8. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Leggiamo dal versetto 28 e in avanti, nel nome del Signore. Amen. Capitolo 28. Scusate, capitolo 8 di Romani, versetto 28. Dice così, fratelli: ora noi sappiamo tutte le cose cooperano al bene. Ecco, qua, gloria a Dio, dice già: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Amen. Anche se il diavolo ti vuole sporcare la tua testimonianza, amen. Anche se il diavolo ti vuole insinuire con quei bugie, menzogne, ma io vi voglio dire, fratelli, tutto copre al bene per coloro che amano Dio. Tu ami Dio, fratello, sorella? Amen. Mia moglie ama il Signore e il Signore è la difesa. A me è capitato quest'oggi, questo fatto che accusavano mia moglie. Mia moglie ama il Signore e il Signore è la difesa. Alleluia, gloria a Dio. E io ti voglio dire anche a te, amen. Forse qualcuno ti vuole sporcare la tua testimonianza, forse qualcuno, gloria a Dio, ti vuole giudicare sulla tua vita cristiana. Forse qualcuno ti vuole dire menzogne sulla tua testimonianza, ma il Signore ti difenderà. Amen. Il Signore è colui che ci difende, fratelli, dalle accuse del diavolo. Il Signore è colui. Gloria al suo nome. Gloria al Signore. Alleluia, benedetto il nome del Padre, alleluia. Pace. Pace di Gesù Cristo, caro fratello. Anche Andiamo avanti nella fede, che non è solo credere a parole, ma è ubbidire, alleluia. Caro fratello, fratello Bruno, non si vede il tuo video. Non si vede il tuo video. Hai la camera disattivata? Aspetta, ora? Non vedo. Aspetta un Ora attimo, sì. è che esco. Va bene. Gloria al Signore. Va bene. Amen, amen. Adesso si vede il Signore, alleluia. Alleluia, gloria al Signore.
Dio vi benedica. Dire qualcosa, fratello. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Da quello che dico, stai toccando l'argomento del fatto che nessuno può accusare i veri servi di Dio. Amen. Perché quando noi serviamo Dio nella verità, alleluia, predichiamo la verità, viviamo una vita consacrata, al diavolo gli dà fastidio e cerca di accusare ingiustamente i servi del Signore, ma noi sappiamo che il diavolo è un bugiardo, è un ingannatore, che il Signore lo sgridi. Ma noi abbiamo un grande avvocato che si chiama Gesù Cristo. Alleluia. Dice la Bibbia, amen, che nessuna arma forgiata contro di noi, nessuna arma fabbricata contro di noi avrà successo. Gloria al Signore. Perciò è inutile che il diavolo cerchi di attaccare i servi di Dio, si affatica in vano, alleluia, perché il Signore conosce i suoi. Alleluia. Caro fratello, si sente male il tuo audio, c'è un rumore che disturba di sottofondo. Alleluia. Gloria, gloria, gloria a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, alleluia, benedetto il nome del Signore. C'è, alleluia, un versetto della parola di Dio Gloria al Signore, in Isaia 54, mi senti caro fratello? Sì, ti sento. Amen. Isaia 54, verso 17, che dice per la gloria del Signore, amen, alleluia. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Perciò se siamo veri servi di Dio, noi non ci dobbiamo preoccupare di quello che dicono gli altri, di quello che dicono i bugiardi, che il diavolo usa ingiustamente per accusare i servi del Signore. Ma se noi siamo veri servi di Dio, noi non ci preoccupiamo, perché sappiamo che, alleluia, non abbiamo nulla da nascondere. Amen. Se io sono un vero servo di Dio, per la grazia, per la misericordia del Signore, vivo una vita integra, trasparente, anche se il diavolo, anche se i malvagi mi puntano il dito, io non mi devo preoccupare, perché io so, alleluia, che per la gloria di Dio sono a posto. A me, la mia coscienza è a posto. È vero, ho dei difetti, sono imperfetto, ho delle debolezze, nel senso che sono un uomo fragile, ma alleluia, sono un vero servo di Dio, alleluia, per la grazia del Signore. Amen. E lo Spirito Santo attesta chi è un vero servo di Dio.
Ma il diavolo è un bugiardo, è un accusatore, è un impostore. Ma se noi siamo nel vero, fratelli, non ci deve spaventare o quello che dicono di me, gli altri mi accusano, possono dire quello che vogliono, ma se il Signore conosce la mia vita, questo è quello che conta. Alleluia. Vi ricordate ai giorni di Daniele? Cercarono di trovare qualcosa su cui accusarlo, perché dice la Bibbia che tutti gli altri uomini che erano al servizio del re di Babilonia, i governatori, i principi, i satrapi, erano invidiosi di Daniele, erano gelosi, perché Daniele era benedetto da Dio, Daniele prosperava, alleluia, in tutto quello che faceva. Era un uomo pieno di sapienza, aveva uno spirito superiore, uno spirito glorioso che Dio le aveva dato. Allora gli altri uomini, presi dall'invidia, cercarono di accusarlo, ma Dio era con lui. Alleluia. Dio era con lui. Quello che conta è che il Signore è con te. Alleluia. E se parlano male di te, sei beato. Alleluia. Perché così facevano con i veri profeti di Dio. Se parlano male di te, vuol dire che sei un vero servo di Dio. Ma dei falsi profeti tutti parlavano bene. Gesù dice: se parlano male di voi mentendo, non vi preoccupate, rallegratevi, perché così facevano con i profeti di Dio. Amen. Matteo 5. Matteo 5, gloria a Cristo. Matteo 5, gloria al Signore, guidaci, Padre. Benedetto il nome di Dio. Perciò se tu stai vivendo una vita consacrata, caro fratello, sorella, non ti preoccupare di quello che dicono le male lingue, i bugiardi, i carnali, i gelosi, i mondani, non ti preoccupare di quello che dicono. Se parlano male di te, tu sei benedetto. Amen. Alleluia. Se hanno perseguitato Cristo, perseguiteranno anche noi. Ma io mi devo rallegrare. Alleluia, mi devo rallegrare. Però stiamo attenti, perché il diavolo a volte vuole che noi ci innervosiamo, che noi ci irritiamo. E inizi a combattere con le tue armi carnali, a rispondere, a controbattere, passi 2 o 3 ore a scrivere commenti. Amen. Su Facebook, stiamo attenti, fratelli, a queste cose del diavolo che ci vuole appesantire, ci vuole amareggiare. No, fratello, ma rallegrati, dai gloria a Dio, salta di gioia, la tua ricompensa, alleluia, è grande nei cieli. Benedetto è il nome del Signore. Matteo 5, alleluia, gloria al Signore. 11, gloria al Padre, dice: beati sarete voi quando vi insulteranno, amen, e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, gloria a Cristo, e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Perciò, se tu sei un vero uomo di Dio, sei una vera donna di Dio, e ti stanno perseguitando, insultando, calunniando, accusando ingiustamente, tu ti devi rallegrare.
Non ti devi innervosire. Amen. Non ti devi irritare. No, mi disturba che mi colpiscono il mio orgoglio. Mi colpiscono la mia persona. Il mio nome lo macchiano. Non devi pensare così. Ti devi rallegrare, fratello. Devi pregare per loro. Devi dire, Signore, abbi pietà di loro. Abbi pietà di loro. E devi anche scacciare via quei pensieri che ti vogliono fare innervosire. Dobbiamo cacciare via quei pensieri, fratelli. Perché a volte, ripeto, il nemico vuole disturbarci che noi ci innervosiamo, ma noi dobbiamo dire, Signore, togli via questi pensieri da me. Aiutami a perdonare quelle persone, a pregare per loro, ad amarli perché non sanno quello che fanno. Alleluia, aiutami a seguire l'esempio di Cristo che maltrattato, alleluia, non apriva la bocca. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle. Tu non ti devi difendere da solo. Alleluia. Amen. Amen. Tu hai un altro che ti difende per te. Alleluia. L'Onnipotente ti difende. L'Onnipotente prende in mano la tua causa. Per questo che a me mi possono dire tante cose, a me non mi preoccupa. Ho imparato a non dare retta a quelle cose. Alleluia. Perché il diavolo, che Dio lo sgridi, vuole farti perdere la gioia. Vuole che tu perdi la gioia con quei pensieri che ti insultano. Guarda cosa ti dicono, guarda i commenti che ti dicono. E il diavolo vuole che tu perdi la gioia. Non cadere in quella trappola, fratello. Io ho imparato, per la gloria di Dio, che niente mi toglie la gioia. Amen, amen, alleluia. Mi rallegro. Anzi, se parlano contro di me, questo mi dà più forza di continuare a predicare. Alleluia. Per la gloria di Cristo. Guarda, quando per la gloria di Dio mi trovavo in Spagna a predicare, c'è stato qualche momento che qualche persona voleva ribellarsi, alzare la voce, dire cose cattive. A volte ero a predicare nella metropolitana, qualcuno diceva: stai zitto, basta, mi gridavano così in spagnolo, e Dio mi dava l'autorità di dire che stia zitto il diavolo, ma io continuerò a predicare, io sono venuto a predicare. Amen. E Dio mi diceva, alleluia, nel mio cuore, più ti attaccano e più ti do potenza di predicare. Più cercano di ostacolarti e più ti darò forza, alleluia, di predicare. Perciò il diavolo deve temere, fratelli e sorelle. Il diavolo deve tacere. Il diavolo arriva a un punto che dice: è meglio che contro questo qui non mi metto. Perché lui sa che Cristo è con noi. Amen. Alleluia. Perciò è inutile che il nemico cerchi di accusare, di calunniare, di spaventare, perché il Signore ci dà ancora più forza. Alleluia, il suo nome sia la gloria. Ci dà ancora più potenza. Ci dà ancora più autorità. Dio ci dà ancora più unzione per portare a termine l'opera che lui vuole fare per la sua gloria. È la verità. Per questo che il Signore ci insegna che noi non dobbiamo dare retta a quelle parole false. Amen. Noi non dobbiamo dare ascolto. Alleluia. Noi che siamo servi di Dio dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo. Amen. Non la voce dei malvagi, non la voce del diavolo, non la voce delle calunnie, non la voce dei gelosi, degli invidiosi, dei carnali. Dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo per la gloria di Dio, fratelli. Come Daniele, quando a Daniele lo accusavano in Babilonia, guardate cosa faceva lui. Lui non stava lì a discutere, Daniele non stava lì a innervosirsi, Daniele non stava lì a cercare
di vendicarsi o di difendersi da solo, aiutaci Signore. Ma Daniele, dice la Bibbia, che saliva nella sua camera di sopra, alleluia, e piegava le ginocchia, alleluia, davanti al trono dell'Onnipotente, e davanti al trono dell'Onnipotente Daniele lasciava i suoi pesi, le sue prove, le sue difficoltà. Lui, alleluia, alzava gli occhi al cielo, piegava le ginocchia e pregava il suo Dio. Scritto, fratello, voglio leggere questo per poi ascoltare ancora quello che il fratello vuole dire. Alleluia, per la gloria del Signore. Qui in Daniele, al capitolo, alleluia, gloria al Signore, al capitolo 6, quando quegli uomini che cercavano di accusare Daniele, loro andarono a cercarlo, lo trovarono in preghiera. Amen. Che il Signore ci aiuti, che quando il nemico viene a disturbarci, ci trovi in preghiera. Amen. Quando i nemici arrivano, che ci trovino in preghiera. Quando le prove arrivano, che ci trovino in preghiera. Amen. Facendo la volontà di Dio, stando in comunione con Dio. Benedetto è il nome del Signore. Dice Daniele capitolo 6. Amen. Alleluia. Al verso 11. Gloria a Cristo. Dice, alleluia, allora quegli uomini accorsero tumultuosamente e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. Quando questi uomini che cercavano di accusare, di parlare male contro Daniele, di danneggiarlo, lo trovarono in preghiera. Questo è l'importante, fratelli, che noi ci mettiamo in preghiera, che noi stiamo in preghiera, che quando arriva il nemico non ti trovi a perdere tempo a parlare con il tuo vicino, a parlare con il tuo amico, a parlare con le persone, cose inutili, ma che quando arriva il nemico ti trovi in preghiera. Alleluia. Alleluia. Perché se ti trova in preghiera non ti può colpire, perché la preghiera è l'armatura del cristiano, è l'armatura di Dio, la preghiera è il rifugio. Allora, fratelli, quando ci attaccano, non andate a sfogarvi con gli amici, con i parenti, non andate a chattare, non andate a chiamare nessuno, alleluia, andate in preghiera, alleluia. Amen. Che Dio ci aiuti, fratelli. Io mi voglio mettere in preghiera, io voglio stare in preghiera, così quando il nemico arriva è svergognato. Amen. Perché io sono in pieno del Signore in preghiera. E cosa sto fare in preghiera, fratelli? Sto chiedendo che Dio perdoni quelle persone. In preghiera noi dobbiamo dire: Padre, perdona quelle persone che mi offendono, Signore, che parlano male di noi, che dicono tante cose cattive, perdonali. In preghiera questo dobbiamo dire, fratelli. Non devi dire: Signore, condannali, Signore, dagli quello che si meritano. No, dobbiamo dire: Signore, abbi pietà di loro. Amen. Questo, che il Dio ti aiuti, alleluia, è il sentimento di Cristo. Così noi vinciamo, alleluia, gloria al Signore, come dice la Bibbia: vincete il male con il bene.
Amen, fratello. Per la gloria di Dio, che il Signore benedica tutti voi e ognuno di noi che siamo qui, che stiamo ascoltando, stiamo condividendo la parola del Signore, perché noi siamo negli ultimi tempi. Uno dei segni degli ultimi tempi, l'ha detto Gesù, è che molti si tradiranno. Il fratello tradirà il fratello, i figli tradiranno i genitori, ci saranno, fratelli, degli scandali terribili. Persone che prima ti abbracciavano, poi ti tradiranno, parleranno male di te, ti insulteranno, ti calunnieranno. Ma noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo mantenere il cuore puro, non cadere nell'inganno, ma dobbiamo perdonare, metterci in preghiera, perché fratelli cari, sorelle, alleluia, nella preghiera noi ci scarichiamo di tutti i pesi. Il Signore ci rinnova, il Signore ci purifica, il Signore ci libera dai pensieri cattivi e ci dà la forza di perdonare. Amen. Dobbiamo metterci, alleluia, in preghiera, perdonare e pregare che Dio benedica quelle persone. Come Gesù ci insegna, perché noi, alleluia, nel nome del Signore e per la gloria di Cristo, vinciamo, alleluia, il male con il bene. A Cristo sia tutta la gloria. Amen. Perciò che Dio ci aiuti, cari nella fede, alleluia, a perseverare in questi sentimenti spirituali per la gloria, alleluia, di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen. Amen. Gloria al Signore. Gloria al Signore, caro fratello. Mi alleluia. Senti bene? Sì, 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 amen, alleluia. Amen, amen. Gloria al Signore. Quello che dicevo è proprio vero, caro fratello Stefano. Il diavolo ci vuole condannare, ci vuole accusare, perché i veri cristiani sono perseguitati. I veri cristiani sono perseguitati, fratello. Voglio leggere un passo della parola di Dio che si trova in Romani. Gloria a Dio. Capitolo 8, dal versetto 33. Gloria al Signore. Intanto, dice i fratelli che sono in diretta. Dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Alleluia. Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. Inoltre anche risuscitato e alla destra di Dio, ed è anche intercede per noi. Amen. Gloria a questo passo. Bisogna meditare le cose che dicevi, caro fratello Stefano. Ci vogliono criticare, vogliono, dicono menzogne su di noi. In questo pomeriggio è capitato che purtroppo una donna voleva passare con noi e che portava i pantaloni, ma il Signore l'ha difesa. A me, perché mia moglie onora il Signore, ama il Signore, e il Signore l'ha difesa. Amen. Perché il Signore onora quelli che lo onorano. Dice versetto 33 di Romani 8, versetto 33, dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Alleluia. Me, il diavolo non ha il potere di dire menzogne sui veri servi di Dio, sulle vere servite di Dio. Per coloro che hanno lasciato il peccato, il diavolo non ha nessun potere
alleluia, bugie e associare gli eletti del Signore, perché il Signore è colui che li giustifica, il Signore è colui che li difende. Alleluia. Perciò, fratelli, non ci preoccupiamo, se diceva il fratello Stefano, anche se a volte veniamo criticati, veniamo maledetti, maledetti, ci maledicono, ci trattano male, ma gloria a Dio per noi. Amen. Alleluia. Gli apostoli, quando erano perseguitati, gloria al Signore, loro ringraziavano il Signore, loro erano nella gloria quando erano sbatterati a causa di Cristo. Alleluia. C'è un passo in Ebrei, dice: voi non avete resistito fino al sangue. Amen. Voi non avete resistito fino al sangue. Perciò, fratelli e sorelle, non ci incoraggiamo, anche se ci criticano, anche se parlano male di noi, anche se vogliono sporcare la propria testimonianza, non scoraggiarti, sorella, non scoraggiarti, fratello, ma vai avanti. Non guardare a queste critiche, perché Gesù ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E noi non siamo meglio di Gesù, fratello. Noi non siamo meglio di Figlio di Dio, fratelli. Amen. Il Figlio di Dio, come si incrocia, fratelli, e saremo perseguitati. Gli apostoli furono decapitati, fratelli. Giovanni Battista in italiano, a Stefano l'hanno lapidato. Perciò quando più noi, gloria, perciò per noi è un onore. Anche se sparano male di noi, anche se ci chiamano falsi, il Signore Dio ci giustificherà e ci giustificherà. Amen. Alleluia. Perché colui che in noi, dice in primo Giovanni, capitolo 4, versetto 4, dice: colui che in noi è più forte di colui che nel mondo. Alleluia. Se noi dice Cristo, fratelli e sorelle, il Signore ci difende. Se in noi veramente dice Cristo, il Signore ci difende. Dice Giovanni 8, versetto 1, dice: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ecco, a me questo è valido per me, gloria. Non mi importano degli altri, gloria al Signore. A me importa che la parola di Dio dice che per me non c'è più nessuna condanna. A me non mi importa di un tribunale umano, come disse l'apostolo Paolo. Non mi importa se giudicano. Non mi importa se gli altri parlano male di me. Non mi importa se gli altri mi maledicono. Amen. Il Alleluia. Signore mi difenderà. Amen. E dice la Bibbia, fratello, la Bibbia dice che nessuno può maledire ciò che l'Eterno ha benedetto. Alleluia. Bene, anche quello è stato potente, sì. Gloria a Dio, fratello Stefano. Amen. Perciò, se noi siamo in Cristo, dica la parola, e non vi è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perciò, se noi siamo in Cristo Gesù, non c'è più condanna, fratelli. Anche se l'uomo ci vogliono condannare, ci criticano, ci perseguitano, ci trattano male, fratelli, ora che ti abbracciano, poi dopo parlano male di te. È vero, fratello e sorella, non è capitato. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo rimanere salvi nel Signore e non facendosi scoraggiare da tante cose. Amen. E non rattristare soprattutto lo Spirito Santo.
e non spegnere lo spirito di Dio, fratello sorella. Alleluia. Amen. Anche gli altri ci stanno male. Io vado sempre avanti. Gli altri mi criticano. Io non posso fermarmi. E scoraggiarmi, me la prendo. No, fratelli e sorelle, io prendo perdono, come il Signore mi ha insegnato. Amen. E io perdono loro, come il Signore mi ha insegnato. Guai a me se avessero ancora di vedere. Se qualcuno mi avrebbe anche picchiato, io non avessi mai paura. E anche se qualcuno parla male di me, io non avessi mai rancore. Guai a me se avessi rancore. Amen. Perché amen. Il Signore ha detto: se voi non perdonate, neanche il perdonerò i vostri peccati. Perciò anche vivere nel perdono. Dobbiamo vivere nel perdono ogni giorno, fratelli e sorelle. Soprattutto avere amore. Se io non avessi amore, fratelli, se noi non avessimo amore, come facessimo a perdonare i nostri prossimi? Soprattutto se noi non avessimo la fede. Alleluia, la forza umanamente è difficile, ma il Signore ci dà la forza, ci dà quell'amore di perdonare il prossimo, quell'amore che lui ha avuto al Calvario. Disse Gesù alla croce: Padre, fratelli, Gesù lo disse alla croce, come il promesso. Gesù lo disse alla croce, contro tutti devono. Era una morte atroce, fratelli. Gesù si trovava, fratelli e sorelle, sulla croce piena di sangue, sofferenza, e disse: Padre, perdona loro. Amen. Perciò anche noi dobbiamo prendere l'esempio di Cristo. Amen. Anche se ci tratta male, anche se veniamo perseguitati, anche se veniamo criticati, anche se veniamo stati picchiati, alleluia. Gloria. Perdona loro, non sanno quello che fanno. Amen. Caro fratello, per la gloria di Dio, leggi un paio di brani, leggi qualche brano che il Signore ci ha messo in cuore, leggi prima Filippesi, leggilo tu fratello, gloria al Signore, Filippesi, capitolo 1. Alleluia. Dal verso 27 al 29. Gloria. Dal 27 al 29. Dice così: soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché che sa che io penso e vi veda, o che sia sempre ora nei vostri riguardi, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con medesimo animo, per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa delle abilità. Questa è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Amen. Avendo lo stesso combattimento che avevi visto in me, e ora è dico essere in me. Amen. Amen. Qui l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice qualcosa di molto importante, soprattutto in situazioni come queste,
ma ovviamente in ogni area della nostra vita, in ogni momento, che noi con l'aiuto del Signore dobbiamo comportarci in modo degno dell'Evangelo. Alleluia. Perché un conto, alleluia, è che ti accusano ingiustamente, ma un altro conto è che ti accusano per qualcosa che tu hai fatto di sbagliato. Perciò, se ci accusano ingiustamente, alleluia, noi dobbiamo rallegrarci, siamo beati, non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Se ci accusano ingiustamente, se noi ci comportiamo in modo degno dell'Evangelo, al di là dei nostri errori, difetti, imperfezioni. Però un altro conto è che se ci accusano per qualcosa di malvagio che abbiamo fatto, allora lì dobbiamo stare attenti, lì dobbiamo pentirci, ravvederci e continuare a camminare in un modo giusto con l'aiuto del Signore, cambiare quella situazione con l'aiuto del Signore. Però noi non vogliamo dare spazio alle accuse, fratelli, per colpa nostra. Se a me mi accusano ingiustamente, io sono benedetto, perché io mi sto comportando in un modo degno del Vangelo e non devo temere quello che dicono, avere paura, ma devo capire che per me è anche una grazia, un onore, un privilegio, perché dice che per amore di Cristo noi dobbiamo anche soffrire per Lui, non solo credere, ma anche soffrire per Lui. E perciò nelle sofferenze c'è questa parte di situazioni che a volte ci accusano, ci calunniano, ci perseguitano, ci fanno o ci dicono delle cose che non sono vere, cose false che il diavolo vuole usare per disturbarci, ma in quelle situazioni noi non dobbiamo temere. Se noi siamo nella giusta, alleluia, posizione davanti a Dio, allora che il Signore ci aiuti, come dice qui, a comportarci in un modo degno dell'Evangelo. Che Dio ci aiuti. Alleluia. Con l'aiuto del Signore. Amen, amen. Che il Signore ci aiuti, fratello. Veramente il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, gloria al Signore. Dice, gloria al Signore, Filippesi 2, 5 dice: perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Per questo voglio finire, fratelli. Amen. I veri cristiani devono, alleluia, avere la mente di Cristo. Fratelli, sorelle, il Signore disse alla croce: Padre, perdona loro, perché non sanno quelli che essi fanno. Amen. Vogliamo, fratelli, imitare il Signore. Vogliamo prendere l'esempio dal Signore, come il Signore amava i suoi nemici, come il Signore amava coloro che lo uccidevano, lo trafiggevano, gli sputavano in faccia. Amen. Signore, aumentaci la fede, vogliamo dire come gli apostoli distinsero al Signore Gesù. Signore, aumentaci la fede. Perché umanamente, fratelli, ripeto, sarà difficile, ma con l'aiuto del Signore noi possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi e i nostri nemici come noi stessi. Alleluia. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Il fratello Stefano che sta sempre fa una preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Padre, ti ringraziamo, Signore,
per questa parola, Padre, questo insegnamento, mio Dio, alleluia, che ci ricorda come dobbiamo vivere, Signore, rinunciando al vecchio uomo, al vecchio carattere, al vecchio orgoglio, a essere umili, mansueti, alleluia, come tu hai detto, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, alleluia, Signore, noi vogliamo seguire il tuo esempio, essere umili, mansueti di cuore, alleluia. Ti chiediamo, perdonaci delle nostre mancanze, perdonaci dei nostri errori, perdonaci di ogni peccato e trasformaci, Padre, alleluia, all'immagine del tuo figliuolo Gesù Cristo, affinché possiamo camminare nello spirito, Padre, nell'amore, nel perdono, nella misericordia, del sentimento di Cristo, Padre, spogliarci del vecchio uomo e rivestire l'uomo nuovo, Padre, per poter vivere, alleluia, in modo degno del Vangelo, Padre, nella pace, nell'amore, come dice la tua parola, Signore, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Aiutaci a cercare la pace, a perdonare, ad amare, a pregare per quelli che ci fanno del male, a vincere, Padre, Dio della gloria, nel nome di Gesù, con l'aiuto dello Spirito Santo, vincere il male con il bene, Signore, perdonando, avendo la misericordia, Padre, la pazienza verso quelle persone che ci giudicano ingiustamente, che parlano male di noi, che dicono le bugie per cercare di accusare. Perdona quelle persone, perdona quegli uomini, perdona quelle donne che scrivono tante cose sbagliate o dicono o pensano tante cose sbagliate. Abbi pietà di loro, Signore, illuminali, perdonali, ti preghiamo, abbi misericordia, Signore, e aiutaci ad andare avanti nella tua volontà, perché noi siamo polvere. Ti chiediamo la forza dello Spirito Santo, Signore, alleluia, tutti i tuoi figli e i tuoi servi, alle tue figlie, in ogni luogo, per essere imitatori di Cristo. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù, uniti nello Spirito con tutti i fratelli e le sorelle, benedici i fratelli, benedici le sorelle in ogni luogo, riempi dello Spirito Santo, consolati, fortificali, sostienili, incoraggiali, e dai loro la sapienza che hanno bisogno, alleluia, per affrontare queste situazioni. Dai la sapienza che abbiamo bisogno, dai la sapienza che viene dall'alto, Dio della gloria, che prima di tutto è pacifica, pura, misericordiosa, piena di frutti buoni, senza invidia, senza ipocrisia. Signore, aiutaci a avere quella sapienza. Signore, io rinuncio a ogni pensiero carnale, a ogni pensiero umano. Signore, caccia via ogni pensiero contrario del rancore, del vecchio pensiero, del nervosismo, dell'orgoglio. Signore, sgrida questi pensieri e dacci i tuoi pensieri, Signore, per fede io ricevo i tuoi pensieri. Dillo, caro fratello, sorella, che sei lì, dillo per fede, Signore, io ricevo i tuoi pensieri, io ricevo la mente di Cristo, Signore, io ricevo la sapienza di Cristo, Signore, io mi umilio davanti a te, perché ho bisogno della tua presenza, dipendo da te, Signore. Chi si umilia sarà innalzato, Signore. Noi ci vogliamo umiliare all'ombra delle tue ali e riposare in te, nella pace, nella gioia e nella tua benedizione, come dice la parola: in pace mi coricherò, in pace dormirò, alleluia. Solo tu, Signore, mi fai abitare al sicuro, Signore, ti ringraziamo che questa parola rimanga nel tuo cuore per portare molto frutto per la tua gloria. Signore, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti innalziamo e diamo tutta la lode e la gloria a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il benedetto in eterno. Amen. 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 Alleluia.